Ben trovati. Al rientro dal periodo feriale abbiamo trovato, riguardo al Piano Nazionale Transizione 5.0, documentazione importante dal punto di vista produttivo, normativo e di prassi correlata. Infatti, nel mese di agosto hanno visto la luce sia il decreto del MIMIT e poi il decreto direttoriale più operativo, nonché la circolare tecnica per quanto riguarda la presentazione e la produzione documentale e tutto quello che necessita per la progettualità afferente, quindi il credito d'imposta cosiddetto 5.0. Ripartiamo da quello che sono le basi, cioè il 5.0 non è altro che uno step ulteriore a quanto già conosciuto ampiamente in materia di Piano Nazionale Transizione 4.0 e in particolare in investimenti materiali e immateriali di cui alla legge 232-2016 allegati in particolare A e B. Questo è il presupposto di base che resta anche oggi, cioè per accedere, va chiarito subito, al credito d'imposta 5.0, che poi vedremo, dobbiamo avere intanto quei requisiti di investimenti innovativi effettuati appunto nel territorio nazionale, quindi come nuove linee di produzione, oppure investimenti innovativi sempre nelle linee di produzione delle nostre aziende. Quindi chiarito questo e l'impresa, diciamo che intende beneficiare e efficientare il proprio processo produttivo anche per rimanere competitiva in un mercato sempre più complesso, oggi ha la possibilità di effettuare un progetto, presentarlo con tutto quello che ne consegue, perché l'iter, va detto sin da subito, è complesso, quindi deve essere assistita da professionisti e realtà che operano nel settore, sia come consulenti, anche lo stesso commercialista che si occupa di materia aziendalistica, in particolare di queste tipologie di crediti d'imposta, fino anche a tecnici addirittura indipendenti per quello che vedremo come relative certificazione per quanto attiene ai punti essenziali del progetto. Ho già detto appunto del progetto che è fondamentale perché se poi andiamo a leggere sia il decreto ed anche appunto la circolare, capiamo come deve essere appunto ordinata la documentazione a livello aziendale per poter poi supportare e provare quello che è appunto la risultanza dal risparmio energetico, perché appunto dobbiamo andare sia con l'innovazione in beni materiali e immateriali, ma dobbiamo avere di pari passo anche un risparmio energetico. È questo che poi, se certificato correttamente, appunto darà titolo ad avere un credito d'imposta che può variare dal 5 minimo fino al 45% dell'investimento stesso, a seconda appunto della tipologia e l'ammontare dell'investimento che verrà presentato e effettuato. Essendo il tempo a nostra disposizione non molto, vorrei in questa prima pillola post ferie rimarcare l'importanza di effettuare un progetto per quelle imprese davvero interessate a efficientare il proprio processo produttivo, perché possono ottenere effettivamente un ritorno importante, non solo per il credito d'imposta, ma per quello che può essere la competitività e quindi anche punti di forza domani da far valere appunto nell'arena competitiva, fino anche nell'accesso al credito, perché sono tutti elementi che entrano poi anche nella valutazione del merito creditizio dal punto di vista aziendale. Oggi sappiamo che l'economia circolare cosiddetta è sempre più importante e tutte queste azioni sono tendenti appunto ad arrivare a questo obiettivo. Cosa deve fare, a mio avviso, l'impresa? Intanto il tempo a disposizione non è moltissimo perché deve essere completato entro il 31 dicembre 2025. Sostanzialmente abbiamo un anno di fronte a noi, quindi per quelle imprese che devono appunto progettare l'investimento, poi effettuare l'ordine ai propri fornitori, fino ad avere appunto l'ottenimento di questi impianti, di questi efficientamenti e metterli poi appunto a collaudo, occorre sicuramente diverso tempo. E questa è la parte appunto progettuale dal punto di vista sia tecnica ma anche economica, finanziaria, perché andrà sostenuto non solo con capitale di terzi ma anche con equity. Perché dico questo? Perché è buona regola sicuramente, ma perché prevede anche questa nuova disposizione un acconto che è appunto vincolante al fornitore di almeno il 20% subito nella fase post accettazione da parte del GSE. In che senso questo?
al momento dell'aver appunto predisposto questa progettualità, occorre fare un passaggio tecnico con il GSE, che è il soggetto deputato a recepire queste domande, quindi nulla di automatico come era col 4.0, ma dobbiamo appunto passare dal soggetto appunto chiamato in causa per il controllo e le verifiche del caso dei vari progetti, che è il GSE. Il portale è già attivo dal 7 agosto e quindi occorrerà prenotare, quindi presentare una certificazione tecnica su quello che è il progetto, quindi come è previsto dalla modulistica, devo dire molto chiara e completa sul sito del GSE, il tecnico indipendente dell'impresa quindi dovrà attestare quello che potrà essere il progetto con la correlata, col correlato risparmio energetico dal punto di vista produttivo, a seconda delle tipologie, ma qui non entro nel merito. Dopodiché la risposta che deve avvenire entro 5 giorni da parte del GSE per quanto riguarda la parte formale, successivamente è previsto appunto un'ulteriore comunicazione da parte dell'impresa molto veloce da presentare in con termini di tempo, e a quel punto occorre aver versato un acconto vincolante ai propri fornitori di almeno il 20% per quanto attiene appunto l'investimento che andiamo a fare. Senza di questo poi non si può procedere, quindi non viene accettata di conseguenza la domanda e quindi non può esservi l'operatività. Se tutto va avanti e quindi procede in questo senso, poi l'impresa, una volta completato l'investimento, effettuata l'interconnessione, effettuato il collaudo entro il 31 dicembre 2025, avrà titolo, avrà la possibilità appunto di poter beneficiare del credito d'imposta. Il credito d'imposta, concludendo, è un credito, come dicevo, importante perché va fino al 45% dell'investimento, e questo potrà essere speso addirittura tutto nel 2025, oppure, se sarà eccedentario, dovrà essere poi compensato in 5 quote nei appunto rispettivi 5 periodi d'imposta successivi. Vi sono tutta una serie di regole poi per quanto attiene naturalmente ai soggetti ammessi, che tendenzialmente sono tutte le tipologie di impresa, fermo restando il principio, no, del DNSH, cioè vale a dire di non arrecare danno all'ambiente. Quindi quelle imprese, come previsto dall'articolo 5, se non ricordo male, del decreto ministeriale, appunto, sono fuori da questa portata. Quindi dobbiamo verificare essenzialmente i presupposti, così come dobbiamo verificare i presupposti di base, quali imprese sono appunto in regola con il DURC piuttosto che con la sicurezza nei luoghi di lavoro e che devono mantenere poi per tutto il periodo, così come imprese che non sono in uno stato di liquidazione piuttosto che in liquidazione appunto concordata o di altra natura appunto previste dalle norme correlate. Mi fermo qua perché mi sarebbero troppe cose da dire, ma vi torneremo sicuramente in futuro facendo appunto dei focus specifici.